They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep. Buongiorno bella gente! Ciao! 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 Bene? Sì, tutto bene, dai. Ciao, ciao. Io vorrei vedere questo morto, dai, date una morto. Allora, dov'è che dobbiamo pescare noi qua? C'è un lago, c'è di là. Sono tutti attaccati a rive. Benvenuti amici nel meraviglioso lago di Ochito. Sponda molisana, guardate che meraviglia, tutti i ragazzi pronti? Che figata, vedo l'ora. Del micchio Marco. La quota 5 pesci, 5 zucche, però one life I won't regret it, I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons, and say damn I had no questions, I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense, they hate when I keep dreaming I'll be famous. Ciao raga, allora partita la gara, sono due ore che pesco, ho provato diverse esche, come vedete ho swim, texas, c'ho anche un jerk. Là c'è uno spinner, ho fatto un po' di pesca di attività. L'acqua è 11 gradi, guardate, sono 9 metri e l'acqua è 11 gradi, decisamente freddo. Vento da sud-sud-ovest in questo momento, sembra caldo ma effettivamente non è caldo, è decisamente freddo. Quindi siamo capitati in quei momenti di un fronte freddo primaverile dove l'acqua si è bloccata e anche il pesce. Stamattina ho deciso di pescare l'unico posto che potevo pescare, che a mio parere era l'unica ansa riparata. Stamattina c'era veramente molto vento quando siamo partiti, c'era vento a già 20 km all'ora con delle onde molto grandi e io che non sono un bellibottaro esperto ho deciso di pescare la zona riparata. Questa cosa qua non ha pagato e ero molto fiducioso nei primi metri, perché questo è un momento dell'anno in cui il pesce sta sulle punte principali, sta sulle punte all'inizio delle punte, non è ancora entrato con l'acqua a 11 gradi dentro alle anse per andare a riprodursi. Quindi secondo me sta sulla prima punta principale oppure sulle punte secondarie. Come vedete qua ci sono diverse puntine secondarie che vanno dentro, no? Quindi le punte più profonde le ho fatte tutte, non ho preso un pesce e sono le 11. La gara finisce alle 4, io devo fare una scelta, quindi sto uscendo da quest'ansa e sto andando verso la parte iniziale dell'ansa per poi andare a vedere di fare le punte principali vicino allo scivolo. Sarà veramente molto difficile perché mettono un vento molto forte nel pomeriggio e quindi devo stare molto attento. Io non sono molto come dire contento quando c'è molto vento ed è un vento brutto come questo né in barca, peggio ancora in bellibotto. Quindi dovrò stare molto attento, pescare quelle zone intermedie e sperare che qualche pesce cominci a entrare dentro l'ansa nel pomeriggio e intercettare quelli che stanno arrivando. Ci provo, non mollo, il lago è bellissimo, questo posto incantevole tra Molise e la Puglia. Ero più contento se fosse venuto l'anno scorso, che la gara era in giugno. Quest'anno la gara è ad aprile, pensavamo tutti che fosse una grande e straordinaria e fantastica giornata di pesca. Purtroppo, da quello che ho visto in giro, poche catture, fronti freddi, acqua fredda. Peccato, ma vediamo, ci sono due giorni di gara. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming.
obsession is deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. Raga raga, eccoci qua. E devo ancora sentire una mangiata. In teoria un paio di mangiate le ho sentite. Ho sentito un paio di tocche, probabilmente di un pesce un po' apatico che andava a toccare leggermente l'esca senza mangiarlo. Ora manca un'ora alla fine e ho visto qualche cattura. So che c'è un ragazzo a quattro pesci, quindi sicuramente una pesata importante che sarà difficilissima da recuperare. E ho visto qualcheduno catturare uno, due, tre pesci in maniera un po' casuale, una cattura qui, una cattura là. Non ho visto un pattern particolare. Sicuramente chi si è spostato da questa zona, cioè ha fatto più strada, ha avuto qualche risultato migliore. Io non posso permettermi di fare tanta strada in belli perché non sono allenato, quindi rischio di poi di non tornare più indietro, quindi mi devo adeguare, adattare ai posti che ci sono vicino a me. Quindi avanti tutta, ancora proseguo, ho un'altra ora, vediamo un po' cosa succede e provo a catturare almeno un pesce per fare una bella figura il primo giorno, poi domani si rivedrà. Dichiarazione a caldo per il club. Porca miseria, l'ha dichiarato. Ages, 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me. Hello. Eccoci di nuovo qui. Alla Lega di Occhito di Molise per la seconda edizione dell'Italy Bass Nation Bellymore Championship. Un chilo 250, vediamo, maggiore la classifica. Sono molto contento perché comunque il lago è bellissimo, è fantastico e poi assomiglia molto ai laghi che abbiamo in Sicilia, quindi già è un ambiente che ho sentito mio, quindi mi sono molto bene e non chiudo molto quello che stavo facendo. Dai, vengo che uno è il mio.
scuola lui. Buongiorno amici dei due. Dei uno è andato abbastanza malino. Sono messo un paio di mangiate, ma entrambe le ho sbagliate, quindi ho fatto un bel cappottino. Oggi volevo provare qualcosa di completamente differente. Mi sono spostato in un'altra zona del lago, anche per vederlo, magari per le prossime le manifestazioni che ci saranno qua, visto che è la prima volta che sono qui al lago, e quindi voglio vedere di cercare qualcosa di nuovo, di interessante e di un buono spunto anche magari per i prossimi anni e le prossime manifestazioni. Quindi c'è questa parete molto ripida che potrebbe andare bene appunto come i primi pesci che escono dal letargo invernale. Sto pescando a jerk e sto vedendo se un qualche pesce mi sale a guardare la mia esca in questo dei due. Condizioni completamente differenti, ieri c'era un forte vento, per adesso oggi non c'è vento, anche se poi nel pomeriggio un pochino lo mettono, però dovrebbe essere abbastanza tranquillo e senza grandi tempeste come quelle che c'erano ieri. Come sempre qua siamo alternati da alberi, cespugli, rocce, tante piccole cover che il bassa d'ora, quindi vediamo un po' cosa succede. Per adesso sono appena partito, ho fatto un lungo trasferimento, un trasferimento che mi porterà in un posto di acqua bassa e probabilmente ci metterò almeno un'ora per arrivare là, quindi poi dovrò piano piano pinneggiare per tornare verso il punto di partenza, perché non basta prendere i pesci, poi bisogna riportarli vivi, anche se con la pesatura indiretta va molto bene, perché appena tu hai un pesce magari chiami la barca che ti viene a pesare il pesce, e quindi venendoti a pesare il pesce è facile che comunque poi il pesce viva di più, perché se lo pesiamo immediatamente appena dopo la cattura diventa tutto molto ma molto più semplice. Quindi avanti tutta. Primo pesce della giornata, 11:20, ho slamato un pesce, vediamo se rimangia. Appena fuori da un alberello staccato. Non avete mica detto che dovete andare là? Hai detto no, devo andare là, che là ci sono i pesci, qua no. Siamo al posto migliore del lago e non prendiamo niente. Qua te lo dico, no? Lo vedi su Instagram? Oppure mi porterai da riva qua? Oppure mi porterai da riva? Ecco! Ma il coglione sono io, ma lo sapevo! Gallo, io mi butto di sotto! A drop magari! Ecco, vedi? Parte il vento, non mangia un pesce veloce, uno. L'acqua a 12 gradi, buona, capito? Non prendi un pesce veloce. Oh, finalmente! Alleluia! E questo è grosso, molto grosso. Finalmente! Incredibile. Questo è quello giusto. Finalmente un pesce. Era impossibile che non se ne prendesse uno veloce, uno in due giorni.
qualcuno, no? Questo è grosso, finalmente. Vai quinta! Spinnerino. Questo è grosso, eh? 2,350 kg. Ok, mi piace. Lo prendo lo stesso, ok? Dai ragazzi, ce l'ho fatta a prendere un pesce. Sono molto felice. Ho abbandonato il posto di prima dove ho visto un paio di mangiate, ma non sono riuscito a catalizzare in qualsiasi modo la pescata. E quindi, nonostante io abbia visto catturare anche pesci da riva in quella zona lì, però ho detto: Luca, è ora che te ne vai. Me ne sono andato. Ho cercato un altro pesce ed è uscito questo pesce bellissimo. Quando arriva la barca giuria facciamo la pesatura e vi dico quant'è. Sono molto contento perché un pesce lo volevo prendere a tutti i costi in questo lago meraviglioso. Raga, ne ho preso un altro. Fantastico. Più grosso dell'altro! Più grosso dell'altro! Incredibile! Incredibile! Mangiata incredibile! Mamma mia! Due! Dai! Dai quinta! Il mio spinner! Che non mi delude mai! Mai mi delude quello spinner qua, mai! È piccolino, vedi che hai le palette piccole? Perché quando c'è il vento freddo il pesce ti mangia sullo spinner, però non su delle cose troppo grosse. Invece quando ieri era un giorno da pescare tre quarti con le palette grandi, il problema è che non riuscivo a stare in pesca. 2,480 kg. 2,3 pesce. Vai. Ok. 2,3 20. Vai. Chito. Questo è un chito, gente. Questo è un chito. Mi fa male le braccia. Dai! Guarda che pesci bellissimi ragazzi, guarda che meraviglia. Finalmente, finalmente, questo è Okito. Questo è Okito. Yeah. C'era su me due ore buone spinner oggi. Dall'una alle 2:30 era buona spinner. Quando non c'era troppo vento ed è partito, si è annuvolato e pioveva. Luca! È stato scorretto perché l'hai passato al ragazzo e gli hai tolto i pesci di sotto perché era il suo spot. No, ma perché c'ho le gambe lunghe? Lui si è incagliato. Che cosa? La prossima volta lo aspetto. 6 più 1, 7, Super 6 plus 1. Uno di loro 6 sarà il campione Italy Bass Nation Belly Boat Championship 2023. Diga Dio Okito, chissà chi avrà spuntato questo dei due. Diodoro Colarusso, ieri ha preso due pesci, oggi gli ha catturato uno. Un pesce di 745 grammi che lo portano a un totale di 1,980 kg. Complimenti soprattutto a chi è che oggi ci ha creduto e ha preso dei pesci. Poi scoprirete chi sarà. Oh, Spider-Man! Alberto Facchinetti! Non c'è nulla! Oggi niente! È il pezzo dell'anno scorso. Quindi per la terza edizione faremo un chilo di tutti e due. Quindi 2,070 kg di ieri rimangono 2,070 kg di oggi. Manca niente. Oggi ne hai catturati due pesci per un totale di 2,280 kg. Il gallo Marco Gallicchio, ne hai presi due per un peso totale di 2,230 kg, che portano il tuo peso totale a 2,735 kg. Quindi mi raccomando, ha preso un pesce solo. Peccato, però che pesce, vieni, qua. Riccardo Lappo, un pesce, 2,310 kg.
il leader, e dopo vedremo cosa ha combinato qui l'ambassador. Quindi Marco, vieni qui, vediamo cosa è successo oggi. Riposo. Oggi Marco, leader, so che ha perso due pesci, però insomma, per adesso sei leader. Anche questo tuo secondo giorno a zero ti consente di rimanere in testa alla classifica. E vediamo cosa succede. C'è il Quinta che è rimasto solo Luca. È rimasto solo Luca Quintavalla, che ieri, vi ricordo, ha fatto zero. Quindi Quinta che ha fatto zero, segnatelo. Stai pure qui. Vediamo Quinta, vieni qui avanti Luca. Luca è l'ambassador Italy Bus Nation, ha deciso di partecipare a questo evento perché sappiamo bene che per lui diffondere questa passione è fondamentale, lo fa ormai da anni, è da qualche anno che si è avvicinato alla disciplina del belly. Colpa di Gallecchio. Quindi prendetevela con il gallo. E ha voluto partecipare a questa gara, non so quante gare in belly Quinta abbia fatto. Sociali, qualcuno, nazionale da prima. E quindi ieri è venuto in questo lago bellissimo e ha fatto zero, però ha detto insomma qualcosa forse ho capito, vediamo insomma cosa ha combinato questo Luca Quintavalla, ambassador Italy Bus Nation. Ieri ha fatto zero e oggi ha fatto due, e vi dico che il più piccolo è 2,320 kg. Il pesce di Lappo, che era 2,310 kg, non è il Big Bass, quindi mi dispiace Riccardo, il Quinta te l'ha scippato con un 2,320 kg, direte voi. No, con un 2,450 kg. Quindi a 80, 2,480 kg, ma non fa pensare a tutti che non ci vedo, mannaggia. Quindi 2,480 kg più 2,320 kg, un peso totale di 4,8 kg. E quindi io posso dire che la seconda edizione del Italy Bus Nation Belly Boat Championship di Gadio Quito, 15-16 aprile 2023, se la giudica Luca Quintavalla. Oggi c'è tantissimo da dire e non finirei più. Un giorno racconterò tutto quello che è successo oggi, chi era con me lo sa, perché oggi abbiamo pescato molto insieme. Vai. Abbiamo pescato molto insieme e quella pesca qua è fantastica, è una pesca meravigliosa, è una pesca che ti permette di fare 7 ore, 10, 11 ore di cappotto e in mezz'ora vincere la gara. E questo è il bello, perché noi, motivo per cui noi siamo tutti qua, anche per questo. E quindi una giornata fantastica, ho fatto il gallo, dice che abbiamo fatto 6 km oggi, sinceramente. Io 6 km se li faccio in passeggiata svengo, quindi davanti alla telecamera dico al mio personal trainer che giovedì non ci vediamo, ce lo scordi, e dico al mio osteopata ci vediamo giovedì. È stato bellissimo e quello che ha detto lui è fantastico. Lui ha detto: questa non è una gara, è una festa. Questa è la realtà, questa è una festa fantastica, primo, secondo, terzo non conta niente, lo spirito di ieri dopo 1-0 e lo spirito di oggi dopo 2 petate. Quindi io devo ringraziare tutti, lo staff, il sorriso di Filo, non so perché, Paolo, che lo conoscevo poco, adesso l'ho conosciuto, è mosso, ci tuoi, gli starò addosso tantissimo, il vecchio che è sempre... grande Vigliano, il gallo che mi porta sempre a fare queste cose, tutti i ragazzi che ho visto, quelli che mi hanno scritto un sacco di persone, ho guardato Instagram, ci vorrà una settimana per leggere tutti i messaggi dei molisani che mi hanno scritto in questi giorni, al ragazzo da Riva che oggi ci ha bastonato tutti, ciao, comunque tu sia, grazie, ci hanno fatto tutti quelli che c'erano, lo salutiamo con grande affetto, racconteremo questa storia poi magari in una diretta. E io non so più cosa dire. Vecchio Big Bass 2,480 kg, Luca Quintavalla. Bene, dai, Monster Bag al Quinta, che con una borsa da 4,800 kg ha conquistato comunque la leader e questo premio fantastico. È il premio che noi dedichiamo al nostro amico
Gianni Rizzo. Vorrei ricordarti il motivo per cui io sono tornato a fare le competizioni, perché Gianni, non avete idea di quanto mi ha stressato. Io avevo smesso di fare le gare e Gianni mi ha, non dico costretto, ma quasi a tornare a fare le gare. Il Quinta faceva le gare tanti anni fa, a un certo punto si è stufato di fare le gare perché non gli piaceva più quello che trovava nelle gare. Non c'era più lo spirito giusto. Poi Gianni lo ha convinto a tornare e quello che ha trovato è un'altra cosa. E questo, il fatto che lui sia rimasto a fare le gare dopo che Gianni lo ha convinto, uno dimostra quanto Gianni avesse un cuore gigantesco per coinvolgere le persone e quanto Gianni sia riuscito a cambiare il clima di questo movimento. Quindi il fatto che poi il Quinta sia rimasto a fare il Championship e ora sia venuto a fare le gare in Belli dimostra il fatto che lo spirito di Italy Bus Nation è uno spirito fantastico. Confermi? E durerà per sempre. Bene, queste sono bellissime cose. Vieni qui Luca, al centro della pista. Primo classificato Luca Quintavalla, edizione 2023 Italy Bus Nation Belly Boat Championship, primo premio Garmin Quantix 7. Allora, come sempre in tutte le gare dove sono ambassador oppure dove magari ci sono, mi chiedono come qua di venire a rappresentare qualcosa, che è una grandissima responsabilità. Per me è sempre molto difficile, sono molto emozionato, dopo io faccio casino, faccio i video, parlo con tutti, scherzo con tutti, però è sempre una grande responsabilità, una grandissima emozione. Io il premio lo dono sempre il primo classificato, facciamo così, o il primo classificato o l'altro premio sceglie lui, ed è sempre il pescatore più giovane della gara, quindi è Matteo. Grazie a tutti, grazie a te. Forza Corrado, sempre così, noi facciamo tanta strada, ragazzi dell'organizzazione fanno un sacco di strada, si impegnano tantissimo, rubano giorni di lavoro e di passione alla loro famiglia per venire qua e regalarti un sogno. Quindi ti ho regalato un Quatix. Spero che il prossimo anno il primo classificato se lo vince e se lo guadagni lui, ok? Allora, questo volevo regalarlo a tutti i molisani che mi hanno ospitato qua, solo che non posso regalarlo a tutti i molisani, quindi nel cuore lo vorrei regalare a tutti loro, ok? Non so se è possibile farlo, no. Non lo so, no, chi che metto no, ok? Quindi scarto questa opzione, anche se nel cuore lo vorrei regalare a tutti loro. Oggi questo buon acquisto lo regalo a una persona che abbiamo pescato insieme un po', abbiamo fatto un po' di chiacchiere, abbiamo sofferto insieme, mi ha visto prendere i pesci, mi ha chiesto un sacco di consigli e quindi questo premio quello lo do a lui, che si chiama Francesco, giusto? Francesco Santa! Allora, che oggi siamo stati insieme tutto il pomeriggio, siamo qui in mezzo alle 11 e quindi te lo meriti perché i pesci li abbiamo presi insieme, eravamo vicini, quindi abbiamo fatto un po' di cinema. Ho detto, ah, ti ricavano, quindi abbiamo condiviso queste cose qua insieme. Quindi goditi questo buon acquisto da Bosco di 200 euro. Grazie. E continua così, il prossimo anno sei sul podio con lui, ok? Quindi due ragazzi giovani in cui apprestite i suoi premi, per essere della Spici. Grazie Luca, un gesto bellissimo. Marco Galletti, terzo classificato. Marco Sidoti, secondo classificato. Luca Quintavalla, primo classificato, seconda edizione Italy Bus Nation Belly Boat Championship. Italy Bus Nation, Big Bus, Big Stage, Big Dreams. Lo ricordo per sempre che hai tanto di